Questa giornata serve a dire il nostro no al bullismo. Giornata regionale contro il bullismo nell'ambito del progetto educativo regionale Abruzzo contro il bullismo. Dal 7 febbraio scorso, che è stata anche giornata mondiale contro il bullismo, fino al 3 marzo sono stati organizzati 14 appuntamenti spalmati nelle 4 province abruzzesi. Si tratta di testimonianze, libri, incontri e spettacoli che hanno già coinvolto oltre 40 istituti scolastici e poco meno di 5.000 studenti. Oggi siamo al Circus di Pescara. Vi facciamo sentire alcune interviste a partire dall'assessore regionale Pietro Quaresimale. E come Regione Abruzzo e come assessorato all'istruzione politica sociale ho voluto fortemente questo progetto, così come abbiamo fatto lo scorso anno, girando le 4 province, tutti gli istituti scolastici, per cercare di sensibilizzare i ragazzi ai pericoli che ci sono per quanto attiene al bullismo e anche al cyberbullismo, che purtroppo è stato accentuato con la pandemia, perché con il Covid si è fatto un uso copioso di internet senza sapere le insidie che nasconde, e quindi vogliamo sensibilizzarli, istruirli affinché si possano evitare questi atti vessatori che soprattutto avvengono nei confronti delle persone più fragili. Tra l'altro, come Regione Abruzzo abbiamo istituito anche la consulta regionale contro il bullismo, questa dimostrazione appunto che siamo sensibili alla problematica e vogliamo, in sinergia con le altre istituzioni, in particolar modo la polizia postale, cercare di risolvere o quantomeno attenuare questa problematica. Giobbe Covatta, alla fine del suo monologo, ha lasciato questi ragazzi con una frase secondo me bellissima, davvero. Vi auguro di costruire ponti per incontrarvi, per abbracciarvi e non farlo soltanto nelle chat. Ma io sono di una generazione, e devo dire, lo rivendico questo, non è che non lo subisco, sono di una generazione in cui l'amicizia era una quotidianità, non era uno scambio di informazioni su un... Io non voglio essere quello che dice tempi miei era meglio, tempi miei era peggio, tempi miei era diverso, semplicemente diverso rispetto a quelli che sono i tempi di oggi. Io mi trovavo bene con quel sistema lì. Non mi trovo bene col sistema di oggi, non so se dipende dall'età, ci sono un'infinità di variabili in questa cosa qui, per cui non voglio entrare nel merito nelle motivazioni. Fatt'è che sono anche padre, per cui ho anche davanti a me adolescenti che vivono la loro quotidianità, e mi sembra, ma è un'opinione, rimane tale, quindi non è né un messaggio, prima mi hanno detto che messaggio, ma quale messaggio? Esprimo opinione, qualcuno sarà d'accordo, qualcuno meno. Ma la sensazione è che questo tipo di rapporto interpersonale sia meno interessante, sia meno coinvolgente, sia meno... scruti meno nell'anima e più in quello che è invece l'esteriorità.